Se tu sei preoccupato costantemente, se ti nutri di cattive notizie, attorno a te trovi conferme di questo. Scoprirai che anche il tuo vicino di casa ascolta lo stesso telegiornale e vivete nello stesso paese e le cose vanno male. Dipende da te. Ma se tu cambi aspettative, se cambi informazioni, se cambi atteggiamento, allora crei un'altra realtà. Questo non significa alienarti. Questo non significa inventarsi un mondo che non esiste semplicemente per consolarti. Tutto quello che percepisci è un racconto. Il telegiornale è un racconto. Tu pensi che in 20 minuti il telegiornale ti racconti tutto quello che è successo a 7 miliardi di persone oggi? In 20 minuti? Tu pensi che vai a scuola, all'università, ti laurei in storia. E tu pensi che in 4 anni di corso universitario, in 4 anni tu impari quello che è successo negli ultimi 9.000 anni di storia su tutto questo pianeta? È un racconto, è una selezione di elementi. Allora, qualsiasi rappresentazione della realtà, che sia la storia dell'universo per come lo conosciamo, o che sia la storia della tua esistenza degli ultimi 6 mesi, è un racconto. Se tu scegli gli elementi, se leggi dei buoni libri di storia, per buoni intendo che ti fanno vedere la carica vitale che ha animato le civiltà, e se pensi ai buoni momenti degli ultimi 6 mesi che hai vissuto, per buoni momenti intendo i momenti vitali in cui ti sei sentito pieno di vita e con delle buone prospettive, allora tu modelli la tua realtà costruttivamente e ti crei un altro scenario. Altri riferimenti. Se il libro di storia che hai studiato è pieno, denso di lotta che ti fa sentire la rabbia che si trasmette nei secoli, è un libro di storia poco vitale che ti amareggia. Se il telegiornale ti trasmette odio, non è un buon telegiornale, ma tu puoi scegliere altre informazioni. E soprattutto guarda nella tua vita, guarda quali sono i momenti solari. Guarda quali sono le tue qualità vitali e costruisci su quelle qualità, su quei momenti e su quelle informazioni vitali, costruisci un nuovo futuro per te, per il tuo ambiente e per questo pianeta.